Joe, hai visto il mio coltello? Domanda a Jadine. Ma che? Jadine, hai visto il mio coltello? Beh non, pourquoi? T'es sûr? Bah oui. Ciao amici e amici, guardate, questo a sinistra vestito da clown sono io, nel carnevale del 1985, che bei ricordi, quanto era bello il carnevale quando eravamo bambini. Dopo il Natale e il nostro compleanno era indubbiamente uno dei momenti top dell'anno. Il bello di questa allegra festa era principalmente il mascherarsi, ma dei costumi e delle maschere di carnevale vi parlerò magari l'anno prossimo. A questo giro vediamo insieme i trescissimi scherzi che facevamo nel corso di questa magnifica festa. Amici, amici, non riesco a stare serio con questa cosa in testa. Ciao amici, amici, benvenuti a questo video sul carnevale. Allora, sono qui nel mio ristorante e ho qui alcune cosine con me che vi voglio far vedere, che riguardano il carnevale che passavamo da bambini. Qui con me c'è anche Joris, uno dei ragazzi che lavora con me, che si è prestato a fare questa colossale minchiata per mostrarvi quali erano, diciamo, i classici scherzi di carnevale, come per esempio il cuscino scorreggione qua, oppure qui abbiamo delle finte pustole e sangue per fare il vampiro e altre cazzate di questo tipo. Ok. Adesso vi presento Joris, l'avete forse intravisto, ve lo ricordate nel filmino Zombie che abbiamo fatto di Decompose. E adesso guardiamo insieme alcune di queste cosine. C'est bon. Bonsoir, mes amis! Tartufon, c'est magnifique! Il est où le Tartufon? Il y en a pas! Ok, via. Allora, dunque, adesso parlo italiano e non vi preoccupate. Dunque, aspettate, che mi devo. Tiens, prends ça. Attends, je suis cool. Magnifique. Bonsoir, mes amis. Ah no, c'est toi. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua. Che cos'è questo? Questo lo so, sangue da vampiro. Ok, guardate che bello. C'è il disegnino di questo qua, scritto in inglese. Chissà se funzionano ancora. Questi sono degli anni 80. Me ne aveva date Angelo l'anno scorso. Poi vediamo. Guarda questo. Sta più stavo. Ça, c'est bien fait, ça. Ouais, mais. C'est pas joli. Come ci fai a le mettere? Come ci fai? Questi si potevano tagliare, immagino, con le forbici. Dove ci sono i segnetti, erano delle, non so se vedete bene, aspettate, sì, delle pustole finte, cicatrici e varie cose che potevamo mettere, magari poi con un po' di trucco, non so, venivano un po' meglio con un po' di fondotinta, anche se vabbè, comunque c'erano, cioè, i disegni. Una delle caratteristiche di queste cose di carnevale è che i disegni erano terrificanti, erano sempre delle cose un po' così, delle cinesate, se vogliamo. Ça se fait beaucoup chinois, un peu niveau bas, ouais, ouais. Bas de gamme, tu vois? Ouais, ouais. Les dessins spécialement là. Tu collectes du beurre? Oui, voilà. En fait, t'as ça, mec. Alors, queste qua, cuffie che spruzzano acqua. Et ti metti le cuffie in testa. Ah, ça envoie de l'eau? Ouais. C'est trop cool. Tu veux l'ouvrir? Ouais, bah ouais. Après, on fait la blague à Jadine. Ah, sono da montare. Ah, guardate, c'è. C'è tutto un tubicino dentro, ok? Con questa cosa che si monta, si mette l'acqua non so dove. Sì, sì. E se ulo? Ce la mets où? Là? Là? Ah oui! Là dedans. Il y a un petit pompe, t'as ouais. vu? Ouais. C'è una piccola pompetta qui che si riempie d'acqua. E écoute, vendredi, Jadine, c'est ouais, fini, ouais. Hop. Ok, stiamo già, stiamo programmando già la seconda parte del video in cui ci sarà anche Jadine, un'altra ragazza che lavora qui. Le faremo lo scherzone con questa cuffia, vediamo un po' come reagisce. Quindi andate avanti a guardare il video, vediamo cos'altro c'è. Allora, questa è una cosa nuova, ma ve l'ho presa giusto per farvi vedere che un'altra cosa che compravamo spesso erano i serpenti, i ragni di gomma, queste cose qua. Un ragno di gomma anche a casa, mi pare, dopo ve lo faccio vedere. Così come, anche questo è nuovo, ma era classicissimo se avevamo tre soldi, se eravamo poveri. Il naso da clown, tristissimo, che non stava su manco per il cacchio. Però, vabbè, si poteva usare. Ok, ci ho sortito qualche cosa? Ouais, allora ça. Allora, questo qui è degli anni 80, una lucertola per spaventare. Qui lo scherzo andava elaborato un po', quindi bisognava magari nascondersi sotto il tavolo, far spuntare sta cosa da sotto il tavolo. C'è più l'azione? Ouais. Ça tourne. C'était ce qu'il faudrait, les petits bonhommes. Ah ouais. Hop. Ah ouais, 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 c'est vrai. Merci. Ça on fait aussi à Jadine, allez. Allez, on fait tout. Anche questo.
Facciamo uno scherzo a Jadin. Ah, non vedo l'ora che sia venerdì. Tu vuoi dire, Alexa? Après, oh, ragazza. Ça c'est quoi? Oh. Pour le nez. Hai sorti la perruca. Per il naso. Santa, Santa conosce bene. Questi, lui li conosce bene perché li ha messi per il filmino di Decompose. Ecco qua. Oh, ci fai le resto del video come sa? C'est bon. Tu le due? Le due, adesso, le due. No, le due. Ok, beh, orecchioni antisgamo proprio. Per chi vuole prendere la TV svizzera. Bellissimo. Una merda. Orribile. T'es vraiment moche. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, c'est quoi? Schifo nasale. Allora, inserire in una narice l'estremità più lunga, fingere di soffiare il naso, lasciare scendere lentamente sul fazzoletto, sulla mano, l'altra estremità. Che schifo! Per non essere troppo cattivi, evitare di usare questo articolo durante pranzi o cene. Non c'est de choses qui doit sortir de le nez. Ça, c'est horrible. Ah, ça, on l'utilise avec Jadin aussi. Oui. J'éternue. Ouais, voilà, voilà. Je dis tiens, Jadin. Jadin est spacciata. E voudra plus revenir. Non verrà più a lavorare, dice. Ok. Allora, ah bon, ça c'est terrible, eh? Questa qui è una saponetta che quando la usi esplode. Che cosa? C'est quoi? Bang! Ça c'est des choses cigarettes, des sigarette che esplodono, qualche cosa come ça. Des sigarette che okay. Esplode, des choses okay, a mezzo le sigarette, je sais pas, bomb. Cosa sono? Ah, ok. Sono come dei piccoli fiammiferini che vanno nascosti nella sigaretta. Madonna che bastardata però. Ah, tu posso tu mets dans la sigaretta? Oui. E quando allumi, du coup, ça explose. Oh là là. Ah, tu peux faire ça à Mélanie? Je fais ça à ma maman. Bah, c'est méchant, hein. Non, mais... J'en prends un pour ma maman. Pas sympa, ça. Et t'es trop beau avec cette oreille-là. Questi denti, anche l'avevamo usati. Per fare i video, ci sono anche i denti da Dracula. Eccoli qua. Perfetti. C'è un po' di parrucca, questo qui è, questa è la parrucca blonde, je pense. Ouais. Ok, voilà. Vabbè, questo qui è... vi riporto una scena di un film con Paolo Villaggio, che è veramente una cosa meravigliosa. E adesso, il signor Bonetti, le faccio vedere, guardi qua, guardi qua. No, non mi interessa. Non mi interessa. Aspetti un momento. Allora questo. Ah. Questo è il tipico bicchiere di cognac che è vecchio. Che si rovescia. È vecchio. Lo conosce già. Ah, ecco, queste scommetto che lei non le ha mai viste. Dunque, queste sono. Cosa sono queste? Queste sono delle merde. Merde. Ma le conosce. Dunque, io rappresento alcuni diversi tipi di merde. Allora abbiamo, io, quelle a pagoda, poi la cosiddetta, e poi finalmente il classico stronzo. Stronzo. Che cos'è questo? Un cuscino scorreggione, si gonfia. Ah, no. Questo è il tipo tradizionale, io ne ho un tipo completamente nuovo. Guardi, lo rigiri, sembra vero, eh? Attenzione, non va nascosto, io lo metto qua su questa sedia. Mi faccia vedere, prego. Per favore. Prego. Dunque. Scusi, ha sentito? È una scorreggione. Insomma, voglio dire, veramente complimenti, signora. Lei è stata molto umana. Stata forse. Ma come si permette? Villano! Questo è il più classico degli scherzi, il cuscino scorreggione. Vedete, ancora ad aprire. Madonna, questa cosa deve esistere tipo dagli anni 50, sempre lo stesso, e continuano a venderlo. Una cosa incredibile. E anche questo lo usiamo... On l'ouvre venant vendredi. Ok. On va préparer quelque chose de pas mal pour Jade. Ça, c'est. Ah, ça, on l'avait ouvert. C'était les dents, je pense. Ouais, je pense aussi. Safe sanitaire. Sì, dentiera. Questa qua era sera, no? Era la confezione dei denti. Ancora. Ah, e poi, vabbè. E là, celui qui va avec tout ça. Ah, ecco, ne avevo portato uno per fare i fini di composto. Sì, sì, sì. E poi vabbè, giusto per citarli, questi sono trucchi nuovi che avevamo preso per sempre per fare Decompose, ma che sei qua? È di maquillage. Ok. Chiaramente potevamo usare tantissimi trucchi di carnevale per terminare. Ok, e ti è più tartufon là? No, ah no. Non sei più tartufon. Ah no. Ok. Vi faccio vedere qualche foto che ho trovato in giro e boh, continuiamo poi dopo con gli scherzi a Jadin. Allora, ora vediamo un po' di foto che ho trovato in giro per la rete.
Gli scherzi e gli altri accessori di carnevale, quando eravamo bambini, tendevano ad apparire un po' prima della festa in questione. Di solito 2 o 3 settimane prima, quindi spesso già a fine gennaio. Cartolerie, tabaccai e negozi di giocattoli, in particolare, si riempivano letteralmente di nasi finti, maschere e costumi, ma anche di enormi buste di coriandoli e stelle filanti, e ovviamente degli scherzi di cui stiamo parlando quest'oggi. A volte ricordo di aver visto delle cose in vendita anche nei supermercati più grandi o nelle edicole. Gli scherzi erano davvero un'infinità, ed è impossibile catalogarli, non solo perché erano cose senza marca, normalmente cinesate di poco conto, ma perché non erano neanche una vera categoria di giocattoli, e apparendo soltanto una volta all'anno, per poi essere rimessi negli scatoloni ed utilizzati magari l'anno successivo se rimasti invenduti, non necessitavano nemmeno di pubblicità. La gente semplicemente ne aveva bisogno, era carnevale e tutti volevano fare degli scherzi. Infatti, c'erano scherzetti per bambini, come gli anelli spruzza acqua o le fialette puzzolenti, ma c'erano anche quelli per gli adulti, come le sigarette che esplodevano, oppure alcuni oggetti maliziosi di vario tipo che non posso mostrarvi. La cosa pazzesca, al di là della varietà disponibile di cose, era che queste normalmente, pur essendo cose di plasticaccia, erano richiestissime e costavano pure care. Io ricordo benissimo che non riuscivo a resistere, e tutti gli anni compravo regolarmente qualche stronzatina che poi ovviamente, finito il carnevale, diventava completamente inutile. Mi è anche capitato di pensare, ma perché non ho comprato un Masters, un G.I. Joe o un altro giocattolo bello invece di comprarmi sta cagata di plasticaccia? E ricordo bene anche che dovevo anche sempre scegliere con cura che cosa prendere, perché la cartoleria vicino a casa mia si riempiva di minchiate strepitose e non sapevo mai che cavolo prendere, avevo un piccolo budget che finiva subito dopo aver preso magari un naso da strega, una parrucca e qualche stella filante e poi vabbè, c'era tanta scelta. Se pensate bene quanto devono costare poco queste cose per essere prodotte, fabbricate e che chi le realizza non paga pubblicità e vende le stesse cazzate da 50 anni, perché alla fine a ben guardare gli scherzi sono sempre un po' quelli, infatti esistono ancora oggi. Voglio dire, pensate per esempio al cuscino scorregione, è sempre quello lì, quell'illustrazione deve essere lì dagli anni 50, 60, non lo so. È sempre lo stesso da decenni. Boh, un po' di cosine in queste foto che intanto scorrevano ve le ho mostrate. Vediamo ora come ha reagito Jadine ai nostri scherzi. C'est horrible. Pain de Nutella. Le Nutella. Oui, c'est ça. Non. C'est quoi? C'est bon, j'ai tout fait là. T'as tout fait? Ah, d'accord. Oui, pourquoi c'est moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Et puis qu'est-ce qu'il y a que toi? J'ai commencé la vidéo et puis on travaille tous les deux, ça sort ensemble. Ouais, ouais, c'est pour moi, ouais. Je suis sûr que vous m'attendiez. Mais par contre, faudrait peut-être enlever le mouchoir. Ah, tu je continue. Comme ça, c'est mieux, non? François. Oh là là. Trop bien. Tu vois, t'as échappé à ça. Ça c'est un cas. Comme ça. Normalement, t'appuies et ça envoie de l'eau. T'as jamais osé faire ça. Bah, c'est ce qu'on préparait avec Alessio. C'est pour ça qu'il m'a dit viens là, j'ai un truc là, à dire. Tu vois tout le temps de l'eau dans la cuisse. Donc là, il y a un serpent. Là, j'ai pas peur. Ah voilà. Malheureusement, il est cassé, malheureusement. Pour toi, on fera une vidéo. Mes magnifiques oreilles. Que j'ai vu tout à l'heure. Là, il y a du faux sang. Ouais, ça, j'ai vu. C'est du vieux, ça. Ouais. C'est des années 80. Ah ouais? Alors, ça. C'est l'épaule de nez et oreille. Ouais. Continuons.
Ça, c'est les oreilles. Ouais, ça, j'étais bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les cicatrices. Tu les coupes avec les ciseaux et tu peux les mettre sous le visage. Ça, pour Halloween. Tiens, voilà. Ah ouais. C'est ça, là. Mais ça, pour Halloween, ça doit être trop bien. Ça, c'est le faux savon, non? Ouais, qui explose. Mais genre, ça explose vraiment? Je sais pas. Aucune idée. Mais faut le tester. Bah, on verra quand tu feras la vaisselle. Ça, c'est ce que tu m'as mis, là. Ouais, c'est ça. Tu peux le remettre dedans, s'il te plaît? Non. Je te le repasse, ça. C'est quoi, ça? Alors, ça, c'est tu mets ça au bout de la cigarette et quand quelqu'un il allume, ça explose. Oh non, mais il y a personne qui fume chez nous, non? Non. Et en plus, c'est vieux, donc vaut mieux pas essayer. On sait jamais. Ça, pour Halloween, c'est bien, mais on va pas arriver à parler de ça. Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a pas de buffet, faut lui en dire. Ça, c'est du maquillage. Tu peux m'en montrer, c'est comme... Sur moi? Ouais, allez, vas-y. Je suis curieux. Bon, je suis pas très curieux, c'est pas mettre son maquillage. Je sais pas si ça va... Pas mal. Non, écoute, c'est pas mal, hein. Je sais même pas si c'est à l'endroit là, vous me faites faire quelque chose. Il y a un peu des cheveux qui... Ah mince, c'est ça. Bah ouais, t'as vu ma tignasse aussi, comment on peut la cacher? J'arrive à cacher la mienne, alors... Et avec ça, tu peux faire tartoufant. Ouais, mais parfait, ça. Parfait, elle peut mettre ça. Et moi, je mets ça, avec le costume. Et voilà. Voilà. On peut pas arriver avec ça, donc... Mais si. C'est parfait. T'as vu nos dégaines? T'as fait le tour. Bon, vous faites ciao. Ciao.